ti presentiamo un grande dentista, Giovanni Macri. Piacere. Allora, qui abbiamo un dentista di origine calabrese, ciao, ma si divide tra Milano, Bergamo e Londra. E soprattutto lui ha una missione nella sua vita, non è il suo lavoro, ma quello di far sorridere tutti con dei denti meravigliosi. Eh sì, perché se... Vediamo i denti di un dentista. Come sono? Vanno bene? Sì, vanno certo bene. No, perché mi è capitato anche di vedere dentisti con dei denti brutti. Una pessima pubblicità. È vero, ma tu non glielo dici ai tuoi colleghi? Glielo dico, ma loro dicono non abbiamo tempo, dobbiamo curare gli altri. Che scusa brutta. Banale. Allora, se lo sguardo e gli occhi sono lo specchio dell'anima, sì, cara Caterina, i denti e il sorriso si possono definire come lo specchio della salute. Poi sono un'importantissima fonte di comunicazione, sia reale, lo dimostra il tuo sorriso che arriva nelle case degli italiani tutti i pomeriggi, ma anche virtuale, perché tutti noi utilizziamo gli smile per mandare i messaggini. Quindi è importante, non è solo lo sguardo. Adesso anche il sorriso ha avuto questa dignità, quindi si trasmette attraverso il sorriso. Imperativo categorico è mantenere i denti e il sorriso, i denti sani e belli. Ecco, per mantenere però i denti sani e belli bisogna proteggerci da un'insidia che è la carie. La carie è una malattia che distrugge i tessuti duri del dente ad andamento silente e progressivo. E quindi bisogna silente, perché non si fa sentire, arriva piano piano, si fa sentire solo quando arriva nella camera, quando vicino al nervo. E a quel punto dentista, bisogna devitalizzare e sedersi dolori, su quella poltrona. E sedersi sulla poltrona. Tanto però tenuta. Bisogna evitare che si arrivi a questo. E lo si può fare con che cosa? Lavandosi bene, bene i denti. Allora, lavare bene, bene i denti adesso, bisogna vedere se tutti noi li laviamo bene, bene, bene. Io qui ho dei cartelli del sorriso, li posso chiamare così? Certo, sì, delle cartoline chiamale che viene no, meglio. Cartoline del sorriso, scusami, c'è perché un po' no? Di... No, perché noi già ce l'abbiamo, le cartoline del sorriso. Ora mi dicono che ogni scusa è buona per far vedere i prodotti di detto fatto. Eccezionale, me le servite. Ecco. Ci vogliono, una cartolina bellissima. Sono... Dopo ti regalo il libro, grazie, guarda, dopo questa autopromozione. Allora, alziamo il primo cartello, dobbiamo prevenire per avere una dentatura bella e sana, che come ha detto il dottore è lo specchio di una... Lo specchio della salute, della salute. Ed è importante come fonte di comunicazione, insieme allo sguardo. Siete pronti? Vediamo. Primo cartello per prevenire. Adesso abbiamo ti faccio io la domanda. Formaggio invece. E Macedonia. Ti posso rubare un po' il mestiere? Posso fare Fallo una domanda? Pure, ma questa è una strana coppia, o ci siamo sbagliati? No, qui si tratta, tu adesso vai al ristorante, non hai lo spazzolino, lo porti sempre in borsa perché io so che tu hai sempre Lo spazzolino. Diciamo che nelle borsette per nelle quando borsette, uno esce a cena non ci va lo spazzolino. No, vabbè, si prende una bella borsa capiente. Almeno dopo, che non prendi... dopo le ore 19, dottore, le borse piccolissime, sono piccole. Sì, questo te lo dico a te. C'è anche un nome particolare, non lo diciamo perché è pubblicità, quindi evitiamo. Non hai lo spazzolino e il dentifricio. Tu finisci il pasto con un po' di formaggio grana o con una buonissima macedonia? Dottore, un buon dolce. No, un buon dolce, peggio che peggio. Ma in questo caso hai due possibilità. Dolce. No, è sbagliato. Perché sbaglio? Perché? Ma tutti finiscono a cena con il dolce. Perché il formaggio grana può sostituire per un po' anche la pulizia dei denti, perché contiene del calcio e quindi innalza il pH diminuendo l'acidità della bocca. E si sa benissimo che l'acidità della bocca è quello che crea più problemi per quello che riguarda l'insorgenza della carie, perché gli zuccheri che si trovano sulla superficie dei denti sono un ottimo terreno di coltura per alcuni batteri, che sono lo streptococco e il lactobacillo, che attraverso i loro metaboliti creano una sostanza acida. Se tu la tamponi con un po' di formaggio grana, togli il mestiere degli acidi della carie, li blocchi, li fermi lì per un po'. Però poi devi correre dopo un'oretta, andare a lavare i denti. Certo, quindi, per tamponare. Quindi assolutamente la prima domanda non è quella giusta. Va bene. Allora, secondo cartello invece, sempre per prevenire. Per prevenire, quello che è importante è la corretta igiene orale domiciliare. Cosa vuol dire? Domiciliare vuol dire quella forte, che facciamo noi a casa, perché l'igiene domiciliare. Orale ambulatoriale la facciamo noi dentisti. Quindi, ecco, tutti quelli che io interrogo, i miei pazienti, dicono ma io lavo i denti in maniera orizzontale. Nulla di più sbagliato. Posso approfittare e prendere una bocca per far vedere ma il telespettatore? Ma mi sa pure io, dottore. Anche tu? No, perché tu assolutamente no. Sono talmente belli i tuoi denti. No. Allora, così va già meglio.
Non bisogna assolutamente fare questo movimento orizzontale. No, questo non lo fa neanche mio figlio. Ma bisogna utilizzare uno spazzolino, inclinarlo possibilmente a 45 gradi e dalla gengiva verso i denti pulire in questo senso. Sia sopra che sotto, preferibilmente. Io tengo e tu lavi. Ecco, allora, tu così, così no. lavo, e le faccio tutti i giorni. Vabbè, sono le igieniste, però qualche volta capita di farlo anche a me. Ecco, in questo senso. Soprattutto al contrario, così in camera aiutiamo il dottoregista. Ecco, così, ecco. Dal basso verso l'alto per l'arcata inferiore e dall'alto verso il basso per questa superiore. Ricordarsi di detergere come bene. Come si fa però quando arriviamo qui dietro, queste sono dottore. Le zone più antipatiche. E non ci arriviamo. Eh no, bisogna arrivarci. Molto attentamente ci si arriva e si deterge, si pulisce bene la superficie dei denti. Non trascuriamo la zona linguale degli incisivi inferiori, che lì si mette tutto, perché in questa zona c'è lo sbocco delle ghiandole salivari e qui spesso si ferma più placca degli altri. E qui invece è un po' meglio. Qui è un po' meglio, però anche questi vanno puliti. E non dimentichiamo di pulire anche la lingua, perché potrebbe rimanere della placca anche nella lingua. Così bisogna pulire. Non ce l'abbiamo lo spazzolino per la lingua, una no, grande ci sono, mancanza. No, ci sono gli spazzolini per la lingua, ma si può utilizzare lo spazzolino normale. Ecco, lo si può utilizzare? Assolutamente sì. È utile anche utilizzare filo interdentale e un buon colluttorio. Ecco, il problema però, uno fa tutto magari in 60 secondi. Questo non va bene, perché bisogna fare più di 60 secondi, va bene se si utilizza uno spazzolino elettrico. Se invece utilizziamo lo spazzolino manuale, bisogna utilizzare almeno 3 minuti, quindi quella che è la regola del 3x3, che poi dopo... parleremo se vuoi. La regola del 3x3, ecco, siamo al supermercato. No, 3x3, eccola qua, la vedi, ce la vedi già. Quindi. Allora, io ho coniato questa regola, ho creato questa regola, per dire, bisogna lavare, almeno dico, bisognerebbe lavarlo quante più volte possibile. Però lavare i denti almeno 3 volte al giorno e per 3 minuti. 3 minuti sono tanti, ma sono il tempo necessario per avere una corretta igiene orale. 3 minuti. A meno che non si utilizzi uno spazzolino elettrico. Allora, in questo caso, e qua c'è la clessidra, addirittura una casa di dentifrici vendeva anche la clessidra con i 3 minuti, sì. Quindi i 3 minuti di tempo sono utili per pulire bene i denti. Se invece utilizziamo uno spazzolino elettrico, basta il 50%, un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo, sì. Quindi, con lo spazzolino però elettrico. Mi raccomando. Perché allora, le resine rotanti. Dottore, è successa una cosa molto piacevole a scuola del mio bambino. Sì. Il papà di una bambina è dentista e quindi è andato in classe e ha spiegato ai bambini come lavare i denti. Devo dire che da quel momento in poi gli è cambiata la vita. Chi lo dice la mamma non lo fa, lo dice questa un medico. È un'ottima abitudine quella di alcuni colleghi, anch'io ci vado spesso, andare sia negli asili che nelle scuole elementari e insegnare ai bambini l'igiene orale corretta. A che età devono cominciare a lavare i denti? Allora, la mamma, i denti appena ma non ci rompono, sono i denti quando appena... rompono verso un anno, è bene lavare. Lo deve fare la mamma, naturalmente. Cioè, lo facevi tu quando avevi un anno? Sì, perché ho comprato quelli anche solo con... Ecco, le setole molto morbide. No, vanno... con le gommini, poi gommini, per abituarlo. Certo. Poi sicuramente il bambino dall'anno e mezzo, due, deve pulire bene i denti e poi ricordare che la prima visita dal dentista, in America addirittura la fanno un anno, mi sembra un po' eccessiva, ma noi la consigliamo soprattutto all'ortodontista per vedere se ci sono dei problemi che riguardano la posizione dei denti e la struttura scheletrica del bambino a 3 anni, una visita dal dentista e dall'ortodontista. Devo 3 portare anni mio figlio? Sicuramente devi portare. A 3 anni? 3 anni, sì. No, dottore, ma non li porta nessuno. A 3 anni. Non è vero, no? Ce ne portano tantissime di 3 anni, adesso prima si portavano molto più avanti verso i 4-5 anni. Quindi adesso mamma antica, assolutamente. Grazie, i bambini dottore. A 3 anni la prima visita. Ecco, sistemata pure la dentista, hai detto fatto. Benissimo. Dottor Madrì, complimenti per il sorriso, bellissimo, originale. Se vuoi posso certificare. Puoi certificare, allora, che non ho faccette. Non solo lo dico, posso certificare se hai una penna anche o la carta intestata. Faccio un certificato che il tuo sorriso è naturale, non hai nessuna faccetta, ma è un sorriso che ti ha fatto la tua mamma e il tuo papà. Bene, grazie. E su questo i ciacci vostri, con una di quelle attrici che non sentono mai passare gli anni. Grazie dottore, grazie torna presto. Senz'altro.